La rassegna di drammaturgia contemporanea, prove generali, il teatro va in montagna, nonostante l'arresto forzato causato dal lockdown, ritorna nell'auditorio di Morgier, seppur in forma ridotta rispetto al consueto, grazie all'impegno della compagnia Palinodie di Aosta, che cura la manifestazione con il sostegno del Consiglio Valle. Questo è il mio bisnonno, Francesco Granata, dal medico. Innanzitutto, dottora, volevo ringraziare. La parte interessante è tutta la parte artistica di questo programma, un programma un po' ridotto, ma comunque a livello artistico abbiamo delle presenze sia a fine luglio che a fine agosto decisamente interessanti e importanti. Come siete arrivati a ciò? Beh, c'è uno studio diretto, diciamo, perché l'essere artisti credo che dia un bella tu a questa rassegna, perché conosciamo dei colleghi, studiamo anche dei colleghi che possano effettivamente portare qualcosa di nuovo e di diverso alla programmazione teatrale in Valle d'Aosta. Quindi un po' c'è un occhio artistico attento che va anche al di là dei nomi magari più commerciali e che quindi con questa sensibilità credo stia portando qualcosa che il pubblico effettivamente apprezza e che ha voglia di conoscere con stupore. Il pubblico però va educato e voi artisticamente fate delle scelte. Come cadono le vostre scelte e cosa volete dire con sempre con queste scelte? È molto bello questo ragionamento, in effetti, e la nostra direzione artistica, tra l'altro, è proprio una direzione artistica partecipata, perché di base noi facciamo delle scelte, alcune le blindiamo e le portiamo così come sono, perché magari sappiamo che il pubblico difficilmente le sceglierebbe da sé, ma poi quando le vede, rimane completamente affascinato e convinto da questa proposta. Ci sono poi altri titoli che mettiamo in votazione al pubblico di abbonati, che quindi partecipa a questa scelta insieme a noi. Noi presentiamo questi progetti e ha la possibilità, di solito alcuni mesi prima dell'inizio della rassegna, di scegliere di votare, diciamo un 50%, la proposta che ha voglia di vedere in cartellone. E come reagisce? Beh, finora noi siamo al quarto anno, c'è stata l'edizione pilota nel 2017, le reazioni sono belle e sono desiderose veramente di scoperta, come dicevo prima, quindi incoraggianti. Chiaro, i nostri numeri in Valle d'Aosta sono sempre ridotti, però in linea effettivamente con il pubblico della scena contemporanea a livello nazionale, e speriamo che aumentino, perché poi di solito quando le persone si innamorano del teatro non lo lasciano. Il personaggio di questa sera è decisamente un personaggio che rientra in questo discorso, in questo pensiero logico che hai fatto adesso. Sì, Tindaro Granata è un grande artista davvero a tutto tondo, in tutte le sue capacità di talento che riesce a esprimere, e vanno veramente oltre il discorso interpretativo. E penso che possa veramente essere una scuola anche per noi, perché di fatto avere delle rassegne teatrali è un modo per confrontarsi con la proposta artistica di altri artisti e di lasciarsi contaminare e ispirare in questo senso. Minchia, mi morivo come cucino. La bella bacca che ci ha dato mio zio. Guarda, tutta la giornata, se mi la bacca mi resta senza cucina. Io mi chiedo, stai senza salai. Eccoci con il protagonista di questa sera, Tindano Granata, antropolaroide. Mi dà l'idea di una fotografia, può essere? Giustissimo, infatti è una sorta di polaroid antropologica, partendo dalla storia della mia famiglia, quindi dai miei bisnonni, da dove io avevo memoria, sia un po' per i racconti che mi faceva mio nonno, un po' perché l'ultima mia bisnonna è mancata quando io avevo 9 anni, quindi ovviamente mi ricordo quasi tutto, almeno negli ultimi 2 anni mi ricordo tutto. E da lì ho voluto fare, è come se io portassi il pubblico ad aprire una sorta di album di Polaroid con i ricordi, i personaggi della mia famiglia, ma in realtà è di una famiglia italiana, che è vero che è una famiglia pa che parla il dialetto siciliano comprensibile. Infatti, quando sono al nord dico sempre: signori, sappiate che lo spettacolo ha debuttato a Bergamo E quindi 10 anni fa. Però, nonostante parli il siciliano, quindi parliamo di una famiglia siciliana che apparentemente non avrebbe niente a che vedere con una famiglia della Val d'Aosta, però è una famiglia che ha qualche cosa di terrigno, di contadino, di terra, di italiana. E quindi sicuramente ci accomunerà e sicuramente il pubblico troverà dentro queste antropolaroid che presenterò qualche cosa della loro famiglia. Diciamo che ognuno si può rispecchiare un po' in questa storia che viene raccontata questa sera. È una storia che forse sembrerebbe così,
di punto in bianco pensare che sia facile raccontarla, perché praticamente si raccontano spezzoni di vita vissuta, quindi in famiglia. Invece forse qua bisogna cercare di tirare fuori anche il pathos, quello che siete dentro, le emozioni, le gioie, i dolori che tutto questo ha comportato per arrivare ad oggi. Giustissimo, è come se noi cercassimo di portare scena, noi intendo noi attori o noi drammaturghi, è come se noi volessimo portare in scena l'anima di queste storie e l'anima di questi personaggi, quindi va al di là del fatto, come dire, biografico o della storia in sé, perché è come se noi volessimo far emergere il tema che c'è nascosto dietro ogni storia. E quindi sì, questa è la cosa primaria, ed è bello pensare, io dico sempre, è bello pensare che lo spettacolo, uno spettacolo del genere che parla della vita di alcune persone che sono esistite veramente, è come se dovesse servire al pubblico ad aprire dei piccoli cassetti che ognuno di noi ha nel cuore, nello stomaco, nel fegato, dove ci sono nascoste delle cose, dei ricordi, delle sensazioni, delle emozioni. Quante volte diciamo noi ci fai venire il fegato amaro oppure mi fai palpitare il cuore. Con tutti questi organi che sono gli organi del nostro sentire, del nostro vivere, è come se, io dico sempre, ogni spettatore può aprire uno di questi cassettini e ritrovarci una sensazione. Sicuramente sarà così, perché come si dice, l'abbiamo passate tutti e tutti abbiamo, sì, le nostre storie da raccontare, simili in posti diversi, ma sono quelli. L'anima è quella, il cuore è quella, è quello e la mente è quella. Farei un attimino un po' di biografia. Nasce a Tindaro, sì, sì. Quindi siamo in Sicilia, dopo le scuole superiori ti trasferisci a Roma e lì comincia praticamente tutto il tuo percorso. Io sono stato e sono una persona molto fortunata, devo dire, mio nonno mi diceva sempre una cosa e mi ha portato, mi diceva, meglio nascere fortunati che nascere ricchi, e io sono nato più fortunato che ricco. E ho avuto la possibilità di incontrare delle persone importanti, umanamente importanti. Questa è stata la mia fortuna. Ho incontrato delle belle persone che mi hanno passato il mestiere, mi hanno passato l'amore per questo mestiere e anche mi hanno fatto capire che nel nostro lavoro noi possiamo trovare quel qualcosa che ci rende persone migliori. Non dobbiamo per forza farci imbruttire dal nostro lavoro, che sia il mio come anche il suo è un lavoro per i più, come dire, privilegiato. In realtà quando poi noi lo facciamo sappiamo che questi nostri lavori nascondono molti pianti, molte frustrazioni, molte insoddisfazioni, molte cose che logorano la nostra anima. E a maggior ragione allora io dico, se questo è il prezzo che dobbiamo pagare, quindi non stare con i nostri amati, parenti o le persone che amiamo durante le feste, perché spesso siamo in giro, perdere il sonno per delle cose che così tutto quanto come tutti, allora io dico sempre bene che queste cose debbano servire, che il nostro lavoro ci debba servire per essere delle persone migliori, non per imbruttirci. E questo io l'ho imparato incontrando tantissime persone, tra le quali Carmelo Orifici è una persona con la quale io ho un percorso di lavoro da 15 anni, quindi mi sento anche un po', come dire, che io e lui parliamo una lingua, anche se due mondi diversi, ma una lingua che ci unisce. Poi vabbè, io ho avuto la fortuna di iniziare con Massimo Ranieri, facevo il commesso. E un giorno un mio amico, come quelle cose che succedono nei film, un mio amico doveva fare un provino a Roma e lui non è potuto andare, ci hanno mandato insieme e lui non è potuto andare e sono andato io. Ho fatto questo provino, Massimo scopre che io facevo il commesso e che non avevo mai fatto teatro. E mi dice, dopo il provino, io avevo fatto un pezzo di Domenico Modugno, Il pesce spada, però non cantato, recitato. E lui, Massimo, dice, ma tu quanti anni tieni? Io ho 23, 22. E mi fa, ma sai, mi piacerebbe tantissimo lavorare con te. E gli ho detto, anch'io. E mi sono subito dopo, quando lui mi disse che mi avrebbe preso, mi sono licenziato dal commesso di scarpe, lavoro che facevo prima, e ho iniziato a far l'attore. Quindi, ma queste sono una delle tante. Comunque sempre un altro Polaroid che ti trovi in bacheca. Sempre. Ok. E tu mi ci ritrovi a Cerrato? Questa è la mia bisnonna, Concetta Catani, al cimitero da Barito.
Una rassegna decisamente molto interessante. È partito con, diciamo, un ricco programma, un calendario decisamente molto interessante e appetibile. È stato un po' ristretto, un po' tanto ristretto. Da sei appuntamenti siamo passati a due. Comunque due bei programmi, e molto interessanti, il pubblico ha seguito. Quale sarà il futuro vostro imminente? Allora, come dicevi, noi avremmo dovuto debuttare questa primavera, ma per ragioni evidentemente pratiche abbiamo deciso, appena è stato possibile, di organizzare due appuntamenti estivi per stare vicino al nostro pubblico e perché noi abbiamo voglia di teatro, quindi ci piaceva questa cosa di tornare a teatro insieme. E così in autunno, facendo tutti i dovuti scongiuri, ritorniamo con quattro titoli che scandiranno uno al mese la nostra programmazione. Sono tutte proposte di drammaturgia originale, quindi spettacoli di teatro contemporaneo che speriamo incontrino il favore del nostro pubblico. Passami la battuta, andate a farvi benedire, perché avete doppiamente avuto la sfortuna: primo il Covid e poi oggi, che era bellissimo trovarsi in mezzo a un campo d'avena dove il pubblico forse avrebbe apprezzato anche di più, ma se non altro era location diversa. È quello che ti tira su, ti fa cambiare e forse ti fa avvicinare anche più al teatro. Allora, guarda, questo ragionamento è nato perché volevamo creare un legame ancora più forte con il comune di Morget, dove la rassegna è nata e dove è cresciuta, e quindi abbiamo fatto un discorso con i produttori, da un lato del vino, dall'altro di tutto quello che è grano e avena, e quindi era nata così questa sinergia. Purtroppo il tempo non ci ha accompagnato, però devo dire la verità, secondo me sarà ugualmente emozionante, perché per molti dei nostri spettatori è un ritorno al chiuso, quindi ecco, un ritorno in qualche modo tutti insieme anche questa volta. Va bene, non sarò qua, casomai possiamo trovare anche una nana da Sisa, ci domanda a mia cugnata. Arrivederci.